perlomeno ci ascoltano, poi vedremo che cosa succede. Quindi ripeto, sono quattro i moduli da riempire e da firmare. Se si aderisce a tutte le iniziative il costo totale è 45 euro, se si aderisce solo a due sono a 30 euro, che comprende il minimo sono 30 euro, che comprendono quindi iscrizione a Soconsum 2019, l'iscrizione Unione Comitati 2019, la petizione a sostegno della legge e l'iniziativa o di ricorso contro la delibera o di ricorso ai notari. Se uno vuol fare tutti e due i ricorsi sono 45 euro in tutto. Questo spero di avervi spiegato in maniera esauriente tutto e ripeto, se ci sono domande siamo a vostra disposizione. Certo, a questo punto diciamo fino al 2015 il comune ha fatto cassa con il diritto di superficie, poi ovviamente si è tutto bloccato perché quelli che hanno aderito e hanno diciamo soddisfatto i proprietari e non hanno più manco l'obbligo del discorso della affrancazione, quindi sono rispetto a questi di oggi sono agevolati, sono stati agevolati. Ma sono pochissimi quelli che hanno potuto fare. Oggi invece il comune dice che anche se sei trasformato devi pagare l'affrancazione lo stesso. Attenzione, però l'hanno dovuto fare perché erano dei corsi famosi 20 anni. Certo. Altrimenti non potevano farlo. Però ribadisco, anche se sono dei corsi 20 anni, oggi il comune ti dice che comunque devi pagare lo stesso. Diciamo cioè perché non riconosce la decadenza automatica dei vincoli e chiede quindi che tu prima paghi, poi si faccia la conversione integrativa e poi i vincoli sono decaduti. Perché, a Torresi ad esempio non sono passato da 20 anni, no? No. Volendo diciamo se il comune ci dovesse ripensare, diciamo, beh, dice, facciamo tutt'altro diritto di superficie che i costi sono più bassi. Però dopo lo pure scarpe per la fraccazione. Cioè, è quello che chiediamo noi. Questo. Nella nostra richiesta è per quello che stiamo. Prima. Allora, non ci siamo ancora riusciti a livello nazionale perché lì purtroppo le maggioranze sono schiacciate. A livello regionale qualche possibilità c'è, se io spero nel primo trimestre del 2019 la nostra proposta di legge regionale venisse approvata, ci avremo questa possibilità di far valere il fatto che scaduti 20 anni si paghi il diritto di trasformazione, ma poi a quel punto si è chiusa la partita, si è chiusa definitivamente, per cui i nostri figli, i nostri nipoti, quelli che verranno dopo di noi, non è che gli lasciamo una rogna, insomma, perché adesso ricordo che con le norme attuali se uno decede, muore e c'è qualcuno che deve ereditare, se quello che deve ereditare possiede già un'altra casa, non può ereditare, perché uno dei requisiti è di essere impossidente di un altro bene. Quindi c'è l'assurdità che magari uno ha speso 200.000 euro, 300.000 euro, poverino muore, e il figlio o il nipote o chi per lui non può neppure prendere il bene in eredità, quindi il bene al comune. E va al comune perché il bene oggi dopo 99 anni ritorna al comune, o ripaghi di nuovo tutto da capo o ritorna in proprietà al comune, come i loculi, no? Come i loculi, ma la concessione di 30 anni è la stessa cosa. Volevo, è la stessa cosa, è lo stesso principio dei loculi, bravo, lo stesso principio del posto al cimitero. Ma il problema è che secondo me quella casa può anche diventare popolare, perché se per dire 5 si comprano la proprietà, diciamo un appartamento di 14 famiglie, sì, e 5 solo si comprano, diciamo, la proprietà e gli altri no, e comunque mica te la può rinnovare la condizione. Se tu siamo chiari su questo, non so che cosa vuol dire secondo lei comprare la casa. Se comprare la casa è come intendo io, che compro il terreno non me lo può, la casa non me lo può più togliere nessuno. Se invece si parla sempre del diritto di superficie, il diritto di superficie l'ho detto prima, al termine di 99 anni il comune si ripiglia tutto in mano, punto e basta.
o decide di rinnovare per altri 99, e quindi vuol dire ripagare da capo tutto, tutti gli oneri che sono scritti in convenzione, quindi sapete già quanto verrà, ovviamente rivalutato. Perché però la domanda io vi faccio, può sembrare anche strana, giustamente uno lo vuole chiarire questa cosa, sì, anche per soddisfazione dei suoi proprietari. Allora, noi la convenzione, perlomeno di Torresina, a noi è scaduta il 29 ottobre, sì, devono passare altri 79 anni. Sì. Perché è giusto? Sì. Cioè, da qua a 79 anni, se uno va a riflettere, cioè il problema, se uno abita in quella casa, il problema non ce l'ha. Io dico che c'è una casa, ma non per fare offesa ai disabili, che adesso lo chiede tipo la 104, perché io ho una casa disabata, perché con tutte queste problematiche. Certo. Allora, appunto, è qui che sta la truffa. Appunto, le problematiche sono, però è anche vero che la colpa è stata un pochettino, secondo me, dei politici precedenti che hanno creato questa situazione. Ma la colpa è di tutte le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni a Roma, perché poi stiamo parlando dei politici di Roma. Perché se lei va a Viterbo o va a Pomezia o va, questo problema non esiste, è chiaro. Quindi il problema purtroppo è dei politici che sono stati a Roma. Ma a questo punto io vi domando: è vero che sarà un problema dei politici, oppure, e questo, per questo non mi faccio troppe simpatie, l'ultima volta anche nell'altra riunione si sono scaldati alcuni consiglieri comunali e municipali, o sono gli uffici? Perché i politici negli ultimi 12 anni sono cambiati, no? Ci abbiamo avuto Alemanno, ci abbiamo avuto Marino, ci abbiamo avuto Laracci. I tecnici che stavano negli uffici sono sempre gli stessi. E chi è, secondo voi, che ha gli accordi eventualmente economici da qui? I figli vengono sempre trattati da quell'altra parte. Allora, chi io posso dire, adesso non voglio fare nomi perché non mi voglio poi trovare impelagato in situazioni in tribunale, anche se vincerei. Nel 2011 io sono andato per la prima volta, perché non mi occupavo di queste cose, ma per la prima volta in comune, dice, e un consigliere municipale di questo municipio, allora assessore ai lavori pubblici di questo municipio e dell'urbanistica di questo municipio, mi disse: vieni, ti presento il funzionario X, che è l'uomo più potente di Roma. Capito? Perché tutto quello che passa per l'urbanistica passa attraverso questo signore. E io ho detto: ah, complimenti. Lì. Poi di questi signori che erano lì direttori, io li ho conosciuti tutti, uno dopo l'altro. E insomma, diciamo, avrei molto da raccontare e molto da criticare. È vero, i politici ci hanno avuto, diciamo, è vero che sono i funzionari che ci sono tutti i figli, però anche i politici hanno fatto la scoperta dell'acqua calda. Ad esempio, l'ultima assemblea, quando è stata approvata la delibera, che io purtroppo non sono potuto venire, sono pure stato applaudito, quello del PD, che era, che ha fatto l'intervento. Però sì. Ma prima non stava lui, scusa. Non lo so. Sagli a Pauccellini. Io non lo so dove stava. Siamo tutti bravi a farlo adesso. Io non lo so dove stava, però quello che io dico che... Adesso questo faccio una considerazione generale. Io faccio una considerazione generale. Noi possiamo sempre dare la colpa a chi c'era prima di noi, ma oggi ci siamo noi, esatto, e siamo noi che dobbiamo fare. Sì, quelli di prima sono stati puniti, sono stati cacciati. Adesso che dobbiamo fare? Oggi qualcuno che si è, diciamo, fatto eleggere, questa è secondo me la mia riflessione, no? Io mi sono fatto eleggere. Io per esempio, io Gianluca, mi sono fatto eleggere presidente dell'Unione Comitati dei Piani di Zona. Non posso dire, vabbè, nel caso mio non c'è, ma è colpa di quello che c'era prima di me. Se io mi sono fatto eleggere è perché ritengo di essere più bravo e di mettere a posto le cose che quello prima ha fatto male o che ha sfasciato. Se invece non sono capace... Ma tu non l'hai detto che... Eh no, io non l'ho detto. Signore d'Italia, sai che succede? Un problema del genere, non perché io lo dico adesso, perché voglio dire, io partecipo, sto contento di aderire, però siccome in Italia esiste magna magna, a me mi sono arrivate 20 lettere di quelli che ti
fai io, che te... so. Perché ci spiego tutta la so. E magna proprio il solito vizio italiano, però, tutti io però il problema è questo, il problema è questo. Io la cosa che dico sempre nelle mie riunioni, anche del mio comitato di quartiere, dico sempre, vabbè, perché molti dicono è tutto inutile e tanto è sempre così e vanno avanti le cose, io dico vabbè, ma se non cominciamo a cambiare noi davvero, no, il famoso vento del cambiamento di cui, su cui ironizzava Antonio, e quindi dico io personalmente spesso, siccome viene fatta l'obiezione che ha fatto lei poco fa, io nel 2015, 21 luglio ho presentato una denuncia alla Procura della Repubblica contro il sindaco Marino, contro l'assessore Caudo e contro l'allora tecnico direttore del dipartimento che era l'ingegner Tonino Egitti all'epoca. Io li ho denunciati tutti. Oggi mi dicono che sono amico del PD perché parlo alla regione con quelli del PD. Io li ho denunciati, più che denunciarli, cioè se fosse, se tutti gli amici fossero questi, io voglio vedere. Io domando invece adesso a quelli che a me dicono che sono un amico del PD, ma voi negli anni precedenti che avete fatto? No, perché adesso qualcuno mi deve spiegare chi sta oggi all'amministrazione, visto che il Movimento 5 Stelle è nato praticamente a Roma nel 2011-2012, ma prima dove stavano? In quale partito stavano? Cioè sono nati, improvvisamente sono diventati tutti con la maglietta gialla con scritto vaffa, perché, scusatemi, cioè, se vale il discorso dove erano prima, e io lo faccio anche a quelli di adesso, voi dove eravate prima, scusate, allora io non voglio neanche più farlo questo discorso, io dico voi ci siete adesso, intervenite adesso, se domani ci sarà qualcun altro che sarà di un altro colore, verde, perché penso che sarà verde il prossimo sindaco di Roma, al verde gli dirò la stessa cosa, cioè sono chi c'è adesso che deve intervenire, io non è che posso pensare di dare sempre le colpe a quelli di prima. Sì, per carità, facciamo, adesso hanno voluto una commissione di indagine, perfetto, facciamo la commissione di indagine. Voi sapete che fine ha fatto la commissione di indagine del Comune di Roma sui piani di zona? Ha fatto 9 riunioni, dal 1 agosto 2017 non si è riunita più. Durava in carica 18 mesi, quindi per 18 mesi hanno preso il compenso di commissari. 18 mesi sono scaduti adesso. E dal 1 agosto 2017 si sono riuniti da aprile ad agosto 2017, hanno fatto 9 riunioni. Quando hanno capito che il problema era del comune e che se andavano avanti, perché io ho preso alcuni di quei verbali e li ho messi dentro le cause che sto facendo al Comune di Roma, perché in quei verbali c'è scritto che la responsabilità è del comune. Quando si sono resi conto che stavano facendo arachiri oppure come Tafazzi che si dava le bastonate, hanno smesso di riunirsi. Ma non è quello che avevano promesso in campagna elettorale, mi scusi. Questo è il punto che io critico, perché io posso anche essere d'accordo su certi principi, il cittadino deve partecipare, ma se poi dopo che ho enunciato certi principi vado ad amministrare, faccio il contrario di quello che avevo detto prima, questo purtroppo è la situazione. Poi l'assessore della regione Lazio, che era Valeriani, che era venuto lì ad Arcoresina, sì. Dice che si faceva lui il promotore delle iniziative, ma sì, l'abbiamo detto prima, forse lei è andata di là, è stato realizzato adesso questo osservatorio e nei prossimi giorni dovrebbero essere entrare fatte le nomine, entrare in vigore, e poi è stato aperto questo tavolo a cui noi stiamo partecipando, a dire la verità, per rielaborare la legge 12 del 99 sull'edilizia residenziale pubblica. Noi ci siamo occupati di fare delle proposte appunto sull'edilizia agevolata, perché poi sulla ATER e su tutte quelle altre questioni ci sono altre associazioni, altri organismi che intervengono. So che c'è un dibattito aperto con alcune forze dell'opposizione, ci ho partecipato anch'io a alcune riunioni che ho detto prima, sono durate 3 ore con Fratelli d'Italia, con la Lega e così via, anche lì diciamo c'è la carenza di interlocuzione col Movimento 5 Stelle, speriamo però che, visto che i 5 Stelle che stanno alla regione non sono i 5 Stelle che stanno al comune, sono di due correnti differenti che non sono neanche simpatiche una all'altra,
Quindi io mi auguro che almeno la regione si possa arrivare, non dico all'unanimità, ma quasi, visto che il tema è un tema sentito, e ribadisco, sono i cittadini, cioè chi sta al potere, chi esercita il potere politico, deve ricordarsi di essere al servizio dei cittadini, e qui ci sono 538.000 cittadini romani che aspettano delle risposte. Poi su questo discorso si può fare anche un confronto con quelli che già hanno avuto fino al 2015 la possibilità di diventare proprietà dell'appartamento, con pochissimo, diciamo. L'abbiamo già fatto questo confronto, è questo qua. Eccolo qua, lo vede? Mi pare che i colori siano fatti. Non so come mai poi hanno scelto, non l'ho fatto io, eh? Il verde, il giallo e il rosso, però. Purtroppo questa è la situazione. Va bene, altre domande? No? Allora, buon Natale a tutti. Allora ringraziamo Gianluca Ripardelli non per niente a tutte queste cariche, perché se ce l'ha è perché evidentemente le merita, e ci vediamo per chi vuole aderire giovedì 28 dalle 15 alle 20 presso il box del Comitato di Comprare di Tesina. Grazie. Io ce l'ho.